Ha ragione il poverello d'Assisi a dirci che l'obbedienza è una parola difficile, specie per noi. È difficile perché obbedire è un po' come morire, abbiamo ascoltato, e a noi non piace morire. Noi non vogliamo morire a noi stessi. Ma tutto questo avviene perché in fondo ci portiamo ancora addosso un po' le ferite, le conseguenze del peccato originale. E una di queste ferite in fondo è che il motivo per cui noi facciamo le cose è soprattutto la paura. Noi viviamo molto spesso obbedendo alla paura. Ad esempio abbiamo paura del giudizio degli altri. Abbiamo paura di come gli altri ci guardano. Abbiamo paura della nostra immagine che può essere frantumata. Ci costruiamo un'immagine ideale di noi stessi e cerchiamo in tutti i modi di difendere questa nostra immagine. Ma quando tu vivi di paura, obbedisci alla paura, in fondo non sperimenti la gioia, ma ti senti mortificato, senti dentro di te la morte che agisce. Allora, qual è invece l'obbedienza che ci santifica? L'obbedienza non è eseguire i comandi degli altri, lo abbiamo ascoltato bene. L'obbedienza è una forma di accoglienza. Chi è che è degno di essere ascoltato? Il male? Mai, il male non va mai ascoltato. Il nostro dolore? Dobbiamo stare attenti a tirare le conseguenze dal nostro dolore e dalla nostra sofferenza. Le nostre paure, le nostre insicurezze, le nostre ferite. L'unica persona degna di essere ascoltata è la persona che ci ama. Solo l'amore rende possibile l'obbedienza, solo l'amore rende possibile questo ascolto. Allora sapete, noi dobbiamo partire da un presupposto molto semplice. Noi siamo amati da Dio. Gesù è venuto nel mondo per dirci che Dio è nostro Padre e non ce lo ha detto e basta, ci ha convinti attraverso qualcosa che molto spesso noi cristiani dimentichiamo. È morto per noi, è salito sulla croce per convincerci che siamo amati fino alle estreme conseguenze. Se è vero che Dio è nostro Padre, allora noi obbediamo alla vita, qualunque essa sia. Bella o brutta, difficile, complicata, tutte le cose che ci capitano nella vita, noi le accogliamo perché sappiamo che vengono dalle mani di uno che ci ama. Questo predispone il nostro cuore all'obbedienza. Allora sei disposto anche ad accogliere ciò che non ti piace, ad accogliere il limite dell'altro, ad accorgerti che la Chiesa è imperfetta, che le persone che a volte indicano la strada sono più peccatori di te, che le persone che vivono in casa con te a volte non hanno nessuna credibilità e che non vorresti avere quella famiglia, quella vita, quella situazione, eppure ce l'hai, non vorresti avere quella comunità, quegli amici, quella città, ma tutto questo tu lo accogli perché sai che viene da uno che ti ama. E colui che ti ama riesce a guidarti nel buio anche quando tutto sembra contro di te. Non è forse questa l'esperienza di Maria? Perché Maria dice eccomi a un angelo che in realtà le complica la vita? Perché obbedisce alla voce di qualcuno che la mette nei guai? Cosa penseranno i vicini di casa quando vedranno il suo grembo crescere? Cosa penserà l'uomo che ama di quella gravidanza così strana? Eppure Maria si lascia complicare la vita da Dio, obbedisce a Dio perché sa che Dio è capace di scrivere dritto sulle righe storte della vita. Quando noi ci dimentichiamo questo, e cioè che tutta la nostra vita è in mano al Signore, che persino i capelli del nostro capo sono tutti contati, quando dimentichiamo questo, allora viviamo arrabbiati, smettiamo di ascoltare, di accogliere. Vorremmo che gli altri fossero perfetti, vorremmo che gli altri fossero Dio, ma le persone che abbiamo accanto non sono Dio. Sono poveri peccatori, come ciascuno di noi. Chiediamo questa grazia a Maria nel rosario di questa sera. Imparare
questa obbedienza caritativa, cioè l'obbedienza che nasce dall'amore, fare memoria che siamo così amati da Dio che da questo momento in poi diremo a Lui: eccomi sempre, davanti a tutto quello che ci capiterà nella vita, un eccomi gioioso, perché un eccomi pronunciato in una relazione di amore. Non dobbiamo avere paura, anche quando non capiamo nulla, anche quando abbiamo la sensazione di essere abbandonati, soli, anche quando non stiamo capendo più nulla, anche quando, come Maria, ci troviamo assurdamente sotto la croce a vivere quel dolore tremendo di una madre che perde il figlio. Maria rimane lì, obbedisce anche sotto la croce, ascolta il figlio che dice: donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Soltanto una persona che allarga il cuore così, perché ha il cuore allargato dall'amore, ha abbastanza spazio da accogliere la gioia. La gioia non è semplicemente un sentimento, è la memoria di sapersi amati contro tutto e contro tutti. Se tu sai di essere amato così, non ti importa nemmeno di morire a te stesso, non ti importa di perdere, non ti importa nulla, perché tutto è perfetta letizia.